Ragazzi e ragazze, ci siamo, stiamo giocando Europa Universalis 4 Common Sense con la nostra Austria. Allora, nell'episodio precedente, un paio di errori di valutazione, come sempre, e siamo riusciti a farci sconfiggere in un paio di battaglie contro Augsburg. Però nel frattempo siamo riusciti ad annettere, o perlomeno a conquistare Salisburgo. Ora il nostro obiettivo per il periodo è quello di ritornare in auge e cercare di sfondare ad Augsburg, prendere la capitale della suddetta regione e chiedere che venga liberata una delle regioni che hanno inglobato contro il valore dell'impero. Non mi ricordo se è Ingolstadt o no, Memmingen, se non sbaglio. Con cui continuiamo a perdere battaglie, fantastico. Allora, credo di essermi rotto decisamente le palle e quindi inizio a creare un esercito di mercenari, visto che i soldi non mi mancano, i cannoni mi mancano, questo sì, però in modo o nell'altro ce la faremo. Va bene. Dove stanno i miei eserciti? Non ci posso credere, ragazzi. Guardate, siamo un'alleanza di popolazioni gigantesche, eppure siamo riusciti a farci mettere in difficoltà da una coalizione che onestamente è fatta da Sassonia e Augsburg. Che vi devo dire? Mi trovo un pochino in imbarazzo, ma mi sono fatto mettere sotto scacco da questi simpatici signori. La velocità con cui adesso cresciamo è molto molto bassa. Questo è Palatinato Ulm, sono in guerra contro. Ah, ma questa è la Baviera, ok. Il Tirolo è caduto, fantastico! Cioè, io mi chiedo come cazzo stiamo facendo a prenderle da questi. Ah, va bene. Portiamo i mercenari Steinmark. Ok, poi possiamo fare due nuovi cannoni che forse sono la cosa più importante. Qui a Pest. Riorganizziamo i nostri eserciti. Bene, 7.000 uomini, possiamo ritornare in Tirol con il nostro esercito mercenario. A questo punto assegniamo il leader all'esercito mercenario per andare a riprendere il Tirolo. E poi combattiamo Augsburg soltanto con alleati e mercenari. Vedo che la Boemia sta cercando di aiutarci. Speriamo che ce la faccia. Ok, e ora che abbiamo 21.000 mercenari, andiamo a riprenderci il Tirolo. Se adesso gli ottomani dichiarassero guerra, ad esempio, saremmo in difficoltà. Quando imparerò a preparare le guerre un pochino meglio? Chi lo sa. Chi lo sa. Nel frattempo io, ragazzi, cancello la missione che mi chiedeva di attaccare gli ottomani, perché credo che dovrò posticipare questo momento. Quindi lasciamo un piccolo assedio e spostiamo ad Augsburg il resto, visto che la Boemia, come potete notare, è riuscita a vincere contro Augsburg e a cacciare i nostri nemici a nord, verso la Sassonia. Torneranno, ovviamente sì, però nel frattempo noi ci divertiamo e andiamo ad assediare un po' le loro regioni. Questo Ingolstadt cadrà, il Tirolo tornerà nostro e Memmingen cadrà, quindi non dovrebbe essere poi difficile. Intanto forse Salisburgo riusciamo già ad annetterla, non ancora, mancano. Ah, basta un punto militare, quindi una regione, una battaglia, o semplicemente aspettare qualche mese e Salisburgo farà parte dell'Austria, quindi anche il forte che abbiamo a Salisburgo ci sarà d'aiuto, come avete suggerito tante volte anche in passato. Forza. Ok, Memmingen è caduta, Ingolstadt è caduta. Benissimo, Salzburg è stata annessa. Possiamo migliorare il core? No, non abbiamo abbastanza punti amministrativi. Dobbiamo migliorare il core anche in Serbia al momento, però stiamo convertendo, quindi prioritariamente
prima faremo Salisburgo, quindi overextension per ora è soltanto Rashka, Salzburg, Serbien, perfetto. Sì, adesso abbiamo un po' di overextension con queste nuove province, va ammesso. E credo che avremo anche un po' meno, sì, Imperial Projection, però va bene, non è, sì, scusate, Imperial Authority, però va bene, non è un problema. Ecco, adesso che Salisburgo è caduta nelle nostre mani, ovviamente le vittorie nelle battaglie da parte di Augsburg la fanno da padrona, quindi siamo scesi a meno 7 nei punti di guerra, capisco. E stiamo perdendo 48 ducati. 48 ducati per turno. Wow. No, questo non me l'aspettavo, sì, devo essere sincero. E sì, abbiamo degli eserciti grandi, ma wow, mamma mia. È che si devono reintegrare tutti. Infatti, come potete notare, 70.000 uomini drenati. La manpower è tornata a livelli minimi. E questo è un grosso problema. Veramente. Forse potrei fare così a questo punto. Consolidate Regiments, sia qui che qui. Così andiamo a consolidare i reggimenti e miglioriamo soltanto un'unità. Tutte le altre sono già integrate. Bene, molto bene. Quanto manca qui? 28%? Sì, dai. Ce la si può fare, poi licenziamo questi mercenari che, anche se abbiamo lo sconto dovuto alle idee amministrative... No, non abbiamo lo sconto perché il mantenimento è ancora molto alto. Gran Bretagna... Ma cosa significa questa cosa? Felt Hats. Hats. Sono ancora cattolici, mi pare di capire. Non so che qualche evento sia. Comunque la riforma religiosa, ecco, è accaduta, ma per ora soltanto nel nord Europa. Ah, invece no, ragazzi. Wow. Un corno il nord Europa. La Boemia è diventata protestante. Praga, un centro di riforma. E anche la Baviera. E questo è un bel problema. Questo è un bel problema, sì. Dobbiamo stare attenti, quindi. Intanto velocizziamo a 3. E a poco tempo dovremmo essere in grado di imporre la nostra pace anche a Augsburg. Sebbene abbiamo speso tantissimi soldi e tantissimo manpower, però. Intanto Salzburg è nostra. Ok. Rashka è nostra. E Salzburg la possiamo integrare fra pochi turni amministrativi. Vediamo intanto se qui l'assedio cade. Chi lo sa? Tanto Hainaut non migliora tutte le relazioni possibili. Ma con Hainaut abbiamo sempre pochi voti. Va bene. Tanto questo assedio non ne vuole sapere di cascare. Vediamo le successioni. No, la Francia è ancora a un livello positivo di claim. Oh, guarda un po' chi è caduto. Augsburg. Fantastico. Allora, Release Nation Memmingen. E poi ci dai anche le War Reparation. Ovviamente non dobbiamo convertirti. Perfetto, ci dai tutti i soldi che hai. E amici come prima. Perfetto. Perfetto. E qui si vanno a licenziare tutti i mercenari. Ok, abbiamo una nuova missione, ragazzi. Possiamo farla. Di migliorare le relazioni con l'elettore del Brandenburgo. Se arrivare a 100. Questo penso che si possa fare senza molti problemi. Magari potremmo fare un Bestow Imperial Grace. E poi un Improve Relations il 13 di giugno, ok. Fantastico, adesso possiamo ritornare ad abbassare magari il costo di mantenimento delle nostre truppe in modo da proseguire con il risparmio. Dopodiché si va a migliorare la relazione con
po' tutto il mondo. La Spagna è 138, la Francia è buona. Miglioriamo con Munster. Miglioriamo con Mainz. Perfetto. Sì, benissimo. Mancano soltanto 16 punti di Imperial Authority per la riforma numero 5. E nel 1543 non è male. Sì. Ormai, ecco, stiamo giocando, ragazzi, da praticamente un secolo, dal 1444, e giocheremo fino al 1820, quindi ancora uno, due secoli e mezzo. Quindi non siamo neanche a un terzo della partita. Eppure siamo già a un'ottima posizione, secondo me. Ok, facciamo il core a Salzburg. Sì, la War Exhaustion mi alza un po' troppo il prezzo. Potevo aspettare un attimo, però ormai è andata. Allora, l'inflazione continua a salire nonostante i Fuggers. Questo è un po' un problema, però ce ne faremo una ragione al momento. Tecnologia più 5, più 5, meno 5. Siamo praticamente lì e lì. Quindi non possiamo più dedicarci alle idee, direi, ma dobbiamo dedicarci al resto. Se però sboccassimo ancora un'idea, avremmo una Diplomatic Reputation più 2, che non è male, se devo essere sincero. Potrei pensare di sbloccare un'idea militare, forse, per avere prestigio dalle battaglie di terra più 100%, oppure meno mantenimento dei mercenari. Administrative Ideas non è affatto male. Dovremmo vedere. Non so che dirvi, ragazzi. Quando finisce la tregua contro quello? Ecco, bene, intanto abbiamo migliorato le relazioni con Brandeburgo. Incorporate Ferrari in our country? No, convert Raska to Catholic. Penso che lo possiamo fare tranquillissimamente. Se solo avessimo un prete che ce lo fa fare. Missionary Strength più 1 per 10 anni. Incorporare Ferrara, miglioriamo le Diplomatic Reputation. Va bene, pazienza. Avete notato, ho preso ancora di nuovo la missione contro gli ottomani. Vediamo un po' come stiamo messi con l'erede. Austria 32 punti, Polonia 25, quindi ancora per la terza volta consecutiva l'erede del trono di Polonia dovrebbe essere un Asburgo. Ai ai ai, in Serbia abbiamo gli zeloti ortodossi che danno un poco fastidio. Miglioriamo il mantenimento dell'esercito e spostiamo 31.000 uomini ad attaccare in Serbia. Qui dovremmo ormai aver quasi convertito. Sì, questi sono cattolici. Ci servono dei punti? No. Ah, solo tanto la Serbia. Ok, Saraschka è già core. Perfetto. Sì, dobbiamo fare la Serbia core. Ora che siamo in pace, saliamo di 0,06 e basta. Va bene, poca roba. Conoscenza e potere, prendiamo prestigio. National Rest, ho prestigio. Soltanto per. No, beh, buonanotte. Per 5 anni, perdiamo 10 punti di prestigio. Va bene così, non è un problema. Aspettiamo che sia luglio. Agosto, scusate. Ok, possiamo attaccare con la Habsburgische Armee. Adesso dovremo attendere il momento che il manpower cresca. Ma forse la cosa migliore da fare, ecco, adesso gli ottomani sono in guerra contro i britannici. Quello che possiamo fare è vedere il loro total workforce 57.000 e 73.000 il loro manpower. Decisamente difficile attaccarli al momento, anche perché hanno un esercito molto grande. Bene, intanto abbiamo distrutto in Serbia. Salzburg è diventata un core, fantastico. Quindi che cosa ci manca? Soltanto Serbien, che però sta diventando un core. No, sta per essere convertita, quindi.
Sì, potevo aspettare, potevo fare la conversione successivamente, però ormai è andata. Va bene, intanto comunque siamo cresciuti negli ultimi anni, Salisburgo, Serbia, Rashka, e fra non tantissimo potremo tentare di inglobare la Boemia. Non ricordo mai quando, ma nel 70, ok, 26 anni. Vabbè, passerà ancora un po' di tempo. Ok, Royal Marriage for Bosnia, che è nostra alleata, giusto? Sì, quindi ci sta. All'inizio non l'avevo accettato, ma adesso l'accetto perché se riuscissi ad avere degli Asburgo sul trono di Bosnia sarebbe fantastico. Però ci sono dei Vukotic. Gli Asburgo sono qui in Francia, anche se per ora non ci sono. Non c'è. Ah, attenzione però, la Bosnia, ecco, vedo che ha una successione. Disputa perché, ok, perché Shimon Vukotic ha un claim basso, quindi Dynastic Action potrei fare un claim throne. No, per ora no, però non si sa mai cosa potrebbe accadere. Miglioriamo le relazioni con la Bosnia e miglioriamole anche con la Francia, no, direi con la Spagna. Un lawful territory, chi? Palatinato? Non accetteranno mai di. Lasciarcelo, intanto smettiamo di migliorare le relazioni con Berlino. Regensburg, ridaccela. No, ma dicono no, non vi ridiamo Regensburg. Va bene. E allora temo che vi dichiarerò guerra. Palatinato è alleato con Baden, Hesse, Ulm e Hainaut. È davvero una buona idea? Credo di dichiarare guerra al Palatinato. Posso anche annettere queste due regioni al Sacro Romano Impero perché la prima non è core. Sono curioso di vedere come va a finire questa guerra, però visto che i soldi non sono pochi, potrei pensare di fare qualcosa tipo covert actions e supportare i ribelli. Potrei supportare separatisti albanesi? Beh, paesani musulmani, va bene, 29 per turno. Cerchiamo di creare un po' di casino in casa dei turchi con il supporto alle ribellioni. Peasant, quindi. Ah, come dei separatisti serbi però che stanno un pochino dando fastidio anche a noi. Va bene, d'accordo. Però presto potremo sbloccare il Prestige for Land Battles. Ottimo. Miglioreremo i Lanzichenecchi alla prossima tornata. Prima facciamo l'idea. Chissà se la cosa funziona, perché non so se riusciremo a effettivamente creare abbastanza unrest, ma per ora qui non ne vedo. No, mi sembra di capire che è una cosa, una mossa abbastanza stupida e controproducente, quindi potrebbe essere meglio risparmiare e creare più mercenari per poi poter attaccare gli ottomani. D'accordo, ci sta, una buona idea. Ragazzi. Venezia immagino sia sempre alleata con i nostri cuginetti francesi, giusto? Ah, certo. E se dichiariamo guerra tutti a difenderla, ti pareva. Ok, più due diplomatic reputation, che è una botta bestiale perché adesso la nostra diplomatic reputation è altissima. 6,63, wow. Ragazzi, tanto.
Sono indeciso se fare l'annessione. Non penso che farò l'annessione. Intanto miglioriamo i rapporti con... Dai, va bene. Facciamo anche le, chiudiamo le influenze in modo da poter avere unjustified demands meno 50% e rimaniamo un pochino indietro con la tecnologia diplomatica, ma ci sta. Ok. Tanto la Bosnia qui sarebbe divertente da vassallizzare. Va bene. Nei prossimi episodi si può provare ad attaccare la l'impero ottomano. Cover action, Vidin. Intanto iniziamo a creare dei claim. E qui abbiamo 31.000 uomini più 32. Se facciamo altrettanti mercenari, secondo me rischiamo la bancarotta, però dovremmo superare l'esercito dei turchi. Oh, un cugino competente. Fantastico, più 10 prestigio così gratuitamente, non è male. Abbassiamo il mantenimento in modo da poter risparmiare qualche soldo in più. Ragazzi, vi do appuntamento al prossimo episodio in cui probabilmente termineremo questo claim sull'impero ottomano e con ogni probabilità inizieremo una guerra, visto che abbiamo la possibilità di fare la guerra santa contro gli ottomani, contro cui è stata chiamata una crociata, e speriamo di riuscire a dare un po' di fastidio. Per il momento è tutto, pollicione in su e dal New Channel ci vediamo presto. Un saluto.